L'installazione è terminata, anche la configurazione, i parametri saranno stati configurati sulla base di quello che ci si aspetta sulla carta, ovviamente, dopodiché bisognerà fare un tuning e quindi raffinare eventualmente questi parametri. Quindi seconda parte della sessione, operation e tuning, quindi sia il tuning sia la gestione di un cluster. Quindi noi abbiamo configurato, installato, tutto pronto, prima cosa startiamolo. Allora, vediamo se mi compenso qualcosa. Perfetto, allora lo start, facciamo un semplice, non è più difficile che start cluster, myclue è il nome che avevo dato al cluster, lo vedete anche in questo comando precedente, eccetera. Quindi questo semplice comando dal client del cluster manager, io il client del cluster manager lo posso aprire su qualunque dei nodi dove c'è l'agent che gira, è indifferente. E io invio i comandi e poi ci pensa lui, ci pensano i vari agent a passarsi, a comunicare l'uno con l'altro e quindi eseguire lo start di tutti i vari processi sui vari server, sui vari host. Quindi in questo caso io ho lanciato il comando in modo sincrono, quindi finché non termina lo start non mi restituisce il prompt, però potrei aprire un'altra console parallela, show status, che è il secondo esempio, meno R, myclue, ha già finito, quindi 48 secondi è già startato. Rivediamo in questa finestra che è più grande, show status, meno R, myclue. E quindi qui possiamo vedere quindi lo stato di tutti i nodi del cluster. Quindi nodo 49 che è management, 1 e 2 sono i due data node, MDB e MTB, 50 e 51 sono i due SQL node. E poi gli altri sono, infatti vedete che non sono running ma sono semplicemente connected, questi erano gli slot per il connection pool da parte degli SQL node. Quindi da una sola macchina, quindi soprattutto se abbiamo tanti data node è più facile startare con un semplice comando. Ci sarebbe anche un altro comando molto semplice, delete cluster. Questo cancella tutte le configurazioni, tutti i dati, cancella tutto. Sarebbe anche, adesso siamo un po' in ritardo, volevo farvelo vedere, ma comunque avete visto quanto è semplice anche ricrearlo, quindi io potrei fare un delete cluster, rifare il create cluster, il set di tutti i parametri, in 30 secondi l'ho già ricreato, vuoto, senza i dati, pulito. Quindi start, stop ovviamente, stop cluster, poi ci sono ovviamente la possibilità di startare o stoppare i singoli processi, quindi comando start stop cluster per tutto il cluster, oppure abbiamo degli altri comandi per startare e stoppare i processi. Poi abbiamo get e set per visualizzare e impostare i parametri. Set l'abbiamo visto prima, quel comandone enorme con tutti i parametri. Con il get possiamo anche andare a visualizzare uno specifico parametro, che so get data dir, nome del cluster, e quindi qui andiamo a visualizzare tutti i parametri il cui nome matcha con data dir. In questo caso abbiamo due specie diverse, questo data dir maiuscolo con le lettere maiuscole è il data dir del configini del cluster, quindi la data directory dei data node, mentre quello scritto in minuscolo è del mycns ed è la data directory dei mysql degli sql node. Quindi noi con l'MCM li vediamo in modo molto omogeneo, sia i parametri del cluster, quindi del configini per chi ha già installato insomma il cluster, sia quelli del MyCMF. Abbiamo anche un list commands che ci fa vedere tutti i comandi del cluster manager, come vedete,
sono questi qua. Comandi per fare il backup, altri esempi che possono essere utili. Rivediamo il comando set anche, ecco, questo è utile, perché prima abbiamo visto il comando set a cluster spento, che è stato istantaneo. Che cosa succede se io voglio cambiare un parametro a caldo, no? Con il cluster running, come in questo momento? Quindi voglio portare la data memory a 32 mega. Io ho lanciato con l'opzione meno B, quindi lo fa in background, lui sta continuando in realtà, quindi show status meno O per l'operation my blue, vedo lo stato, quindi in questo momento sta facendo una riconfigurazione, perché io ho cambiato il parametro a caldo, quindi lui, il cluster, come forse qualcuno di voi sa, se io cambio un parametro deve essere cambiato sul management, riavviata la management e poi riavviati tutti i nodi del cluster, ogni volta che ogni nodo che viene riavviato si rilegge la configurazione sulla management e si aggiorna, quindi devo per forza riavviare i nodi per cambiare i parametri, però io posso fare un rolling restart, quindi a caldo, senza impattare sul servizio. Infatti adesso se vediamo lo stato di tutti i processi, come vedete in questo momento ha già ristartato la management, poi ha stoppato e sta startando il primo data node e poi andrà, procederà con il secondo. Ecco, sta già stoppando il secondo e lo sta ristartando con la nuova configurazione. Poi, dato che lui va avanti, altro comando utile è il collect logs. Questo comando raccoglie sulla macchina, sul server della management, tutti i log che stanno sui vari nodi del cluster, quindi sia i log dei data node che degli SQL node, log e configurazioni. Quindi se io non voglio andare su tutte le varie, collegarmi su tutti i vari host per vedere i log, me li ritrovo in un'unica directory, in un'unica macchina, diciamo. Quindi in questo caso starà comunque all'interno della data directory del cluster manager, perciò che era MCM data. All'interno c'è una directory collected files, facciamo un ls ricorsivo col meno r maiuscolo, permission denied, strano perché pensavo di aver dato i permessi all'utenza Oracle, no, forse non glieli ho dati. E quindi qua dentro ci ritroviamo ad esempio file degli SQL node, ma c'è anche file di configurazione, file dei data node, tutto raccolto. Ok, nel frattempo avrà finito anche il restart sul fondo, tutto running e qua finished, perfetto. Eseguire un benchmark, abbiamo detto prima, è fondamentale eseguire dei benchmark per vedere effettivamente come si comporta il cluster con un workload realistico oppure con un workload approssimativo, diciamo in base alle finalità che ci prefiggiamo. Quindi sicuramente un workload più approssimativo può essere utile per valutare alcuni parametri che magari sono più che altro relativi all'hardware, all'architettura, magari un workload invece un pochino più puntuale per verificare con il nostro tipo di traffico il comportamento. Un tool molto molto semplice, questo è lo step 0 del benchmark, un tool molto molto semplice per simulare un carico è il MySQL Slap, che è un binario che è compreso nei binari del MySQL. C'è anche un, se proprio non abbiamo voglia di impegnarci a scrivere delle query, c'è anche la funzione auto-generate SQL che automaticamente crea delle una tabella e crea delle insert e delle select. Un traffico, qui in questo esempio avevo messo ad esempio
una tabella con una colonna auto increment con due indici secondari oltre alla chiave primaria, 5 colonne stringhe, diciamo char, 7 colonne di interi con engine ovviamente NDB, e in questo modo, in questo esempio andiamo a generare delle operazioni, diciamo delle sequenze di 500 operazioni miste select e insert, con un commit ogni 10, quindi ogni 10 di queste 500 c'è il commit, e con una concorrenza a 20, quindi abbiamo 20 utenti che contemporaneamente eseguono queste 500 insert e select. Iteration 1 vuol dire che ripete il test dei 20 utenti in 500 una volta sola, volendo si potrebbe ripetere il test da 0 con iteration maggiore di 1, allora in quel caso viene droppata la tabella, ricreata da 0 e quindi fatto poi la media su quelle iterazioni. Quindi questo può essere utile nel primo ordine 0, livello 0 di test, stress test. Allora io vorrei farvi un esempio su questo. Quindi andiamo a creare un'utenza da utilizzare per questi stress test sui due SQL nodi. Quindi ho due SQL nodi qua. Allora, le utenze vanno create su tutti gli SQL node perché, come dicevo, il meccanismo di ACL non è del cluster, il cluster non ha un controllo accessi, ma il controllo accessi viene fatto dai singoli SQL node. Poi c'è anche una procedura per avere utenze a livello di cluster, nel senso che le utenze stanno su storage engine NDB, però comunque poi l'enforcing dell'ACL viene fatto a livello degli SQL node. Quindi se io accedo in modalità no SQL, un'applicazione che accede in modalità no SQL, non c'è un controllo d'accesso. Ok, quindi io a questo punto ho l'utenza, potrei iniziare a generare un carico, quindi io da qui provo a lanciare il mio comando, ma SQL slap, mi si è caricato il profile, ok, quindi sto generando queste 500 query miste con una concorrenza 1, in questo caso un solo utente, rifacciamolo con una concorrenza a 20, che forse è più interessante. Sì, poi qui sono macchine virtuali con un core, quindi già 20 utenti senza thinking time, ma proprio che sparano le query, sono abbastanza già un bel carico. Dopodiché ovviamente andrò a monitorare anche parametri del sistema operativo, tutta una serie di cose che adesso magari non approfondisco, non abbiamo tempo di approfondire, adesso troppo tardi, è già finito. Top eccetera eccetera. Vabbè, comunque 25 secondi per eseguire queste 500 query. Allora adesso andiamo a modificare un parametro e vediamo se il nostro tuning avrà portato benefici o meno. Quindi io vado a modificare il parametro auto increment prefetch size. Quindi questo è la modalità con cui gli SQL node si allocano degli auto increment da utilizzare per le insert. Quindi normalmente, perché ovviamente devono essere negoziati, perché no, i due data node non possono utilizzare lo stesso valore di auto increment, quindi ci deve essere una negoziazione. Con questo parametro, anziché essere negoziati uno alla volta mano a mano che vengono appunto richiesti, vengono negoziati a blocchi, quindi di 128 nel mio esempio. Quindi ogni data node se ne prealloca già 128. Come vedete questo set è stato molto più rapido, per questo è un parametro, tra l'altro questa è una feature dell'ultima versione di MCM
è un parametro che può essere settato in modo dinamico sugli SQL node, parametro del MyCMF, quindi non ha dovuto riavviare niente. Solamente per i parametri del configini, per chi già conosce, c'è bisogno di fare i riavvi. Qui semplicemente l'ha messo dentro la configurazione e poi l'ha inserito dinamicamente sulle istanze degli SQL node. Andiamo a riprovare il nostro benchmark e vediamo se il nostro tuning è stato utile oppure no. Sì, è stato abbastanza utile. Quindi questo è un esempio di tuning, chiaramente, utilizzando un benchmark. Poi valutate voi quando è necessario avere un workload, base alla vostra sensibilità, quando è necessario avere un workload che sia veramente fedele rispetto a quello che noi avremo sulla nostra produzione, piuttosto che un workload così più approssimativo come in questo caso. In base al parametro, ovviamente. Altra cosa che volevo far vedere era la scalabilità, le operation. Quindi sulle operation c'era la scalabilità, quindi aggiunta di data node a caldo, c'era l'upgrade, quindi add process, sono tutti comandini da cluster, dal client del cluster manager. Quindi add process e aggiungiamo i due data node, ad esempio, oppure SQL node, start process meno address, dopodiché se noi abbiamo fatto l'aggiunta di SQL node siamo a posto. Se abbiamo fatto l'aggiunta dei data node, noi dobbiamo ripartizionare le nostre tabelle sui nuovi data node. Quindi questa è un'operazione che poi richiede dei comandi manuali, delle operazioni poi aggiuntive manuali da fare quando, possibilmente quando non c'è troppo traffico, però comunque a caldo. Quindi c'è questo alter online table and organize partition e poi optimize table. Allora, proviamolo. Io farei adesso proverei solamente gli SQL node, perché siamo un po' in ritardo per fare troppi casi, quindi ne faccio uno. Ok, quindi la console questa qua. Ok, io qui ho dato il parametro meno b, quindi il comando è in background. Allora, l'add process che cosa fa? Aggiunge questi nuovi nodi, quindi preparerà le relative data directory, le relative configurazioni, e in più aggiorna la configurazione del cluster esistente dicendo al cluster ci sono questi nuovi data node. Quindi sicuramente i data node non verranno ancora startati, però gli altri nodi attivi nel cluster verranno ristartati per prendersi la nuova configurazione e quindi sapere che show status meno R my crew. Ok, quindi sta restartando il secondo. Quindi nella configurazione del cluster a questo punto verranno inseriti gli slot per i nuovi data node. Okay. Starting il secondo data node, quelli un po' più lunghi sono i data node, poi gli SQL node sono più rapidi. Dopodiché andremo a startare i processi, i nuovi data node. Io li ho riaggiunti sempre sulle due macchine virtuali, MyCrew1 e MyCrew2, perché al momento non ne ho altre. Ovviamente si consiglia come best practice di non mettere più di un data node su host, diciamo, perché già il singolo data node comunque può paralizzare fino a 64 core, quindi non c'è più questa... Una volta funzionava solamente in single thread e quindi poteva essere utile aggiungerne più di uno sullo stesso host. Adesso c'è anche la versione multithread, che è quella che io sto utilizzando, infatti NDB, MTD, sto già utilizzando la versione multithread, sebbene con il mio solo core potrebbe non essere necessario la versione multithread, ma l'ho voluta comunque usare per la demo.
Quindi stiamo startando. Vabbè. I nuovi data node. No, scusate, in realtà non avevo ancora finito forse. Ah, non gli ho dato il comando giusto, pensavo di averlo. Lo start process. Però in realtà qua non ha ancora. Ok, adesso è tutto ragione, posso dare lo start process. Ok, non gli ho dato il meno B, quindi non è in background. Dopodiché io qua mi preparo MySQL e MySQL. Dovrò fare le operazioni di alter table reorganize partition, quelle che sono. Ecco, ho finito. Dov'è il mio puntatore? Ok. Quindi alter table reorganize partition e optimize table. Questi vanno fatti su ogni tabella. Quindi io potrei generarvi uno script che mi fa questa cosa. Esempio, basta andare su un SQL node con uno scriptino del genere, un comando del genere mi genera già lo script system.cat, me lo mette in questo file già con tutti i comandi necessari, quindi a questo punto sarebbe sufficiente. Adesso io su questa istanza non avevo importato nessun database, quindi ci sono solo alcune tabelle di sistema del cluster. Perciò posso già eseguirlo e verranno riorganizzate solamente queste tabelle. Quindi questo si può fare online, adesso non vi faccio vedere, potrei farvi vedere ma siamo un po' in ritardo. Comunque anche simulando del traffico comunque non ha impatti. Su ottimizzazione schema e query direi che è un argomento abbastanza vasto. Io su questa slide ho messo solamente alcune idee, ma diciamo l'argomento è molto vasto. Vi dico solamente che, vi ribadisco, ve l'ho già detto prima, che il MySQL cluster richiede un'ottimizzazione sia dello schema che delle query specifica, un'ottimizzazione specifica che può essere in generale differente da quella richiesta sul MySQL, ad esempio InnoDB. Quindi, ad esempio, in alcuni casi potrebbe essere utile denormalizzare, laddove invece con altri database, altre soluzioni si va a normalizzare. Ultima cosa, upgrade a caldo del cluster. Diciamo che purtroppo dovrei, per farvi vedere questo, ricompattare degli altri binari. Richiederà qualche minuto, però io magari intanto lancerei il comando e poi, visto che dopo c'era anche una sessione di domande, di scompattare, quindi vediamo questo ultimo upgrade a caldo. Quindi io avevo già l'ultima versione, la 7.4.6, quindi sto facendo un downgrade, sto passando alla 7.4.5, ma diciamo operativamente non cambia nulla.
Quindi una volta che ho scompattato i binari, non devo fare più niente sulle macchine, vado direttamente dal client del cluster manager MCM, e quindi qua vado intanto a rifare l'add package. Prima ho fatto l'add package per la versione 7.4.6, adesso gli dico c'è questo nuovo package che si chiama 7.4.5, il nome che gli do io, e il path è quello. Ovviamente il path se lo deve poi trovare su tutti i nodi con i binari installati dentro. Una volta che gli ho definito questo package della 7.4.5, posso dire ok, a questo punto fammi l'upgrade a caldo del mio cluster di nome MyClue a questa versione di binari con un semplice comando upgrade cluster. Quindi questo farà un rolling restart. Quindi io adesso potrei anche qua simulare un traffico. Potrei importargli un database, famoso Word database. Ok. E potrei lanciargli qualche query su questo database. Quindi sto facendo delle select star sulla tabella. Nel frattempo qui sta andando avanti e ovviamente stiamo facendo un rolling restart anche qui, come quello necessario quando si cambiano le configurazioni. Ma io qui potrei monitorare, visto che non l'ho lanciato in background il comando, mi sono dimenticato di lanciarlo in background, però posso usare un'altra, posso aprire un'altra console di MCM per vedere l'avanzamento. Potrei addirittura anche usare un comandino di questo tipo con un comando watch per monitorare. Quindi il primo data node è stato già aggiornato, adesso stiamo riavviando il secondo. Allora, qual è l'impatto sulle query, sul traffico? Allora, ci sarà un impatto sulle transazioni che non erano committate nel momento in cui si viene spento un data node per poi essere riacceso. Quindi quelle che non erano state committate vengono abortite, quindi l'applicazione riceverà un errore temporaneo e quindi in teoria l'applicazione dovrebbe, a fronte di questa tipologia di errore, fare un retry. Sarebbe sufficiente gestire in questo modo ed è, infatti, la best practice è proprio questa. Perciò io qui il mio MySQL Slap non gestisce il retry, quindi a un certo punto qui ho già finito, in realtà potrei aumentare il numero di interazioni. Adesso ho beccato il momento dello shutdown dell'SQL node, quindi qui io dovrei andare su un altro SQL node, oppure aspettare che questo, se io avessi un bilanciatore davanti ovviamente ne andrebbe già sull'altro. Qui potrei andare sul 2, nel tempo che vado sul 2 si stopperà pure quello. Sì, non vengono uniti, nel senso che rimangono diversi pezzi di backup. Ah, questo lo sapevo. Quindi comunque ogni data node lavora in parallelo. Ogni data node produce un pezzo di backup, poi io posso collezionare tutti questi file e ottengo il backup unico. Quindi anche il restore verrà fatto in più passaggi. Però tutti questi passaggi con il cluster manager in qualche modo vengono automatizzati, perché se io faccio backup cluster automaticamente i backup qua vengono messi in specifiche directory, quindi su ogni data node c'è il pezzettino di backup list, poi da qua list backups MyClue, e quindi vedo che backup di 1, quindi il primo backup, quindi questo è un sequenziale,
avrà diversi pezzi, diciamo, sui vari, sui quattro data node. Ogni data node ha un suo pezzo di backup. E quindi qua vedo che è presente. Poi se io volessi fare un restore, diciamo che il cluster manager mi aiuta, perché il cluster, normalmente senza cluster manager c'è un comandino ndb restore che bisogna lanciare per ogni, per ognuno dei quattro pezzi. E quelli devono essere coerenti. Beh, quelli sono coerenti, sì. No, sì. No, devo... quindi facciamolo a mano, senza il manager, invece devo andare per db, per nodo, e farmi restore a quella data, niente, ovviamente per ogni nodo, perché altrimenti deve sì. essere coerente. Poi qui c'è il backup id, ci sono. Ah, okay. Quindi devo vedere questo backup id. Se io vado giusto per vedere come sono fatti, no? Cd Q01 MySQL, no, non ce la fa, più o meno. Quindi Q01 MySQL CMDOT clusters più. Vediamo il nodo 1, qui c'è o l'1 o il 3, andiamo sull'1. Data, qui c'è dentro il backup, qua dentro c'è backup 1, dove 1 è l'id, backup id 1. Ovviamente questa directory backup 1 ce l'avremo su tutti i data node. All'interno, provo i file, c'è un punto data, un punto ctl che mantiene alcune informazioni appunto sul backup, e un punto log. Il backup è consistente all'istante in cui ha terminato, perché lui durante l'operazione di backup si tiene un suo log che appunto viene poi riapplicato una volta che si fa la restore. Questa è un'opzione, poi volendo si può anche mettere l'altra opzione per avere il punto di consistenza al momento di inizio del backup. Quindi è un backup a caldo e consistente. Mentre se io vado a fare un backup col MySQL dump, quindi backup logico, mentre questo era un backup binario, io non ho la consistenza a caldo tipo ad esempio InnoDB. InnoDB con l'opzione single transaction non mi crea lock, e però è consistente perché sfrutta le funzionalità di multi-version concurrency control di InnoDB. Con invece il cluster, se io voglio fare un backup logico con MySQL dump, devo loccare tutti i data node, scusate, tutti gli SQL node in sola lettura. Quindi tra l'altro MySQL dump locca solo il SQL node dove io sto lanciando il comando SQL dump. Se io metto le opzioni di loccare tutto lock all databases, eccetera. Lock all table, scusate. Devo io manualmente andare a loccare sugli altri SQL node. Quindi effettivamente un backup logico non si fa a caldo con l'SQL, ma SQL dump. Invece con questo strumento qua, del cluster backup, posso farlo a caldo ed è un backup fisico. Poi volendo c'è anche la funzione, delle funzionalità, una volta che ho il backup fisico, trasformarlo in logico. Quindi poi da qui c'ho anche la possibilità di lavorarci per ottenere un backup logico. Devo lavorarci un po', però ecco, quindi non pensate di utilizzare il MySQL dump direttamente sul cluster. Comunque questo strumento, il cluster backup, è nativo del cluster, quindi anche se non avete il cluster manager, io qua l'ho lanciato al cluster manager, ma semplicemente dalla console standard del cluster, anche in versione community, la NDB MGM, che è la console senza cluster manager, start backup, è una feature che c'è comunque anche nella versione comune, è nativa. Per fare il restore magari di una singola tabella da questo backup, allora il restore cluster manager ci aiuta, perché c'è un comando che va a prendere i pezzettini di backup su tutti i data node e me li restaura automaticamente lui, senza dover io andare sulle macchine. Quindi io qua, volendo restaurare, che cosa dovrei fare? Dovrei intanto cancellare tutto quello che ho, perché sennò poi mi fallisce il restore. Quindi io, la cosa più pulita per essere sicuro di cancellare tutto, dovrei fare proprio uno stop cluster
che riavviarlo in modalità initial, quindi ripulisce tutto. E nel frattempo, se qualcuno ha altre domande. Dicevo su una singola tabella, non su quella. Cioè, recuperare una tabella singola complicata, che magari è stata droppata accidentalmente, da questo punto si può fare una recovery su una singola tabella senza ricreare tutto il cluster. Si può fare. Sì, cioè io il backup è il backup di tutto, però il restore può essere anche selettivo.